Da un anno a questa parte viviamo malissimo. Viviamo malissimo perché non siamo sicuri. Io ho la bambina, ne aspetto un'altra e la sicurezza è diminuita tantissimo. Abbiamo avuto vari episodi di liti tra di loro, persone che cercavano il suicidio e poi facevano i matti in giardino. A Monza è un pizzaiolo ad occuparsi dell'accoglienza di 143 migranti. Eugenio Galbiati, proprietario di diversi ristoranti e pizzerie, l'anno scorso si è lanciato nel business della gestione dei profughi. Tutti dovrebbero benedirmi, tutti teoricamente dovrebbero benedirmi, ma non l'ho fatto per essere benedetto e non faccio l'ipocrita. Io l'ho fatto perché ci sono 40-50 persone che ci lavorano, perché andiamo a prendere le persone che hanno bisogno. All'inizio ha vinto un bando della prefettura per 83 migranti, prezzo richiesto 34,50 euro al giorno a persona. A maggio di quest'anno, poi nuovo bando, i migranti salgono a 143. Il problema però è che Galbiati ha deciso di mettere circa 120 stranieri nei 14 appartamenti sfitti di un unico palazzo, abitato da 30 italiani, di cui 10 bambini. Sono troppi in una palazzina dove potrebbero forse starci 40 persone, 50 persone. Uno dei profughi è entrato che era ubriaco e si è messo a litigare con un altro per una padella. A fare un controllo durante la giornata erano dei pizzaioli. Sì, tre pizzaioli che ci è stato detto da loro che lavoravano alla pizzeria del centro e quindi non erano persone qualificate. Secondo gli abitanti, i migranti non farebbero niente tutto il giorno. Galbiati invece assicura di fornire agli stranieri i servizi previsti dal bando della prefettura, dai corsi di italiano ai percorsi formativi. E arrivano la notte che noi andiamo a letto perché l'indomani ci dobbiamo svegliare per andare al lavoro e loro fanno le 2, le 3, le 4 di notte. Il prezzo dell'affitto, come ammesso dal costruttore, è attorno ai 700 euro e le parole di uno degli addetti alla sicurezza, telecamera bassa, sono illuminanti. Ragazzi, non offendiamo intelligenza di nessuno, è così, è tutto business qua, punto e basta, non si può menarcela, è business. Ora Galbiati, sommerso dalle critiche, dice di voler abbandonare tutto a fine anno, ma ha accettato di prendere in carico altri 150 migranti. Io l'ho detto dall'inizio che per me questa non è accoglienza ma è solo puro business, perché non è accoglienza mettere soprattutto 10-12 persone in un appartamento di 60 metri quadri.